Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Finalmente siamo arrivati alla fine dell'anno più assurdo di sempre e direi che è proprio il caso di iniziare a guardare al futuro, perché il 2021 di Nintendo si prospetta ricco di sorprese e novità. Sì, per me ci aspettano 12 mesi incredibili che potrebbero essere addirittura i migliori di Switch, anche superiori ad annate come il 2017 o il 2018. Tra titoli confermati, speculazioni e qualche paro prediction, in questo video vi dirò cosa possiamo aspettarci dai prossimi 365 giorni. Come al solito, vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre aspettative e speranze. Se questo genere di video vi piace, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi un 2021 all'insegna di Switch, Nintendo e videogiochi in generale. Iniziamo! La prima metà del 2021 si prospetta ricca di titoli di un certo livello. Se le vacanze natalizie non sono state dominate da un vero e proprio titolo AAA, da febbraio in poi gli utenti Switch avranno l'imbarazzo della scelta. Il 12 febbraio ci sarà il ritorno di Super Mario 3D World, il porting da Wii U del bellissimo platform 3D appartenente alla serie principale di Mario, che purtroppo in passato non ha avuto il successo che si meritava. Il gioco arriverà con le consuete feature aggiuntive a corredo dell'operazione di rimasterizzazione, e questa volta l'avventura principale sarà accompagnata da un'espansione denominata Bowser's Fury, di cui però ancora non conosciamo nessun dettaglio. Il 20 febbraio sarà il turno di Persona 5 Strikers, conosciuto in Giappone come Scramble, un Musou che, proprio come accaduto con Hyrule Warriors, l'era della calamità, andrà ad espandere la narrativa del capitolo principale. Purtroppo su Switch ancora non c'è nessun annuncio ufficiale riguardante l'ipotetico arrivo di Persona 5 o della sua versione Royal, e per ora questo sequel in stile Warriors è l'unico gioco in cui potremo vivere le avventure di Joker, ma come vedremo fra poco, i fan dei JRPG non devono certo disperarsi. Il 26 febbraio infatti sarà il turno di Bravely Default 2 ad opera di Square Enix. Dopo i due episodi apparsi su 3DS, la saga di JRPG torna in gran spolvero su Switch, arricchita dal feedback degli utenti raccolto in seguito alla prima test demo. Bravely Default 2 si preannuncia come il più classico dei JRPG, graziato da uno stile inconfondibile, anche se continua a preferire il finto old school di Octopath Traveler. Sull'eShop è disponibile anche una nuova demo, questa volta in versione finale, un'occasione perfetta per farsi un'idea chiara del gioco. A un mese preciso di distanza, il 26 marzo, sarà il turno di un altro big, ovvero Monster Hunter Rise. Mi aspetto tantissimo dal nuovo capitolo della famosa serie targata Capcom e so che tanti utenti stanno aspettando questo glorioso ritorno sulle console Nintendo. Sarà un bel titolo di cui parlare qui sul canale e magari anche da portare in live per giocare insieme a voi. E se tra febbraio e marzo vi sembra ci sia già il mondo, non dimentichiamoci che ci sono alcuni titoli confermati per un generico 2021 che molto probabilmente vedremo entro la prima metà dell'anno. Uno di questi è No More Heroes 3 di Suda 51, previsto inizialmente per fine 2020. Il ritorno di Travis Touchdown è tra i più desiderati in assoluto e l'arrivo dei primi due capitoli della saga su eShop non ha fatto altro che aumentare l'hype intorno all'ennesima produzione fuori di testa di Grasshopper Manufacture. E sempre per gli amanti dei JRPG o semplicemente pensando a chi ha qualche centinaio di ore da passare sui videogiochi, vi ricordo che Shin Megami Tensei Nocturne e Shin Megami Tensei 5 sono praticamente dietro l'angolo. La remaster del terzo episodio, già uscita in Giappone, arriverà nella primavera del prossimo anno, mentre Shin Megami Tensei 5 sarà rilasciato in contemporanea in tutto il mondo e credo proprio che lo vedremo intorno a giugno. Ad essere sparito da radar c'è anche Pokémon Snap, uno di quei titoli che davo per scontato sarebbero usciti nel 2020, ma a questo punto non credo ci siano dubbi, vedremo entro la fine del 2021. E visto che si parla di mostriciattoli tascabili, una volta chiusa l'esperienza di Spada e Scudo e relative espansioni, il futuro della serie targata Game Freak sembra puntare verso il remake di Diamante e Perla, un'operazione attesissima dai fan, ma speriamo che questa volta i lavori siano portati avanti con la dovuta cura necessaria e non si riproponga la superficialità con cui sono stati gettati sul mercato i titoli di ottava generazione, sempre poi che si tratti di titoli della serie principale e non magari di rivisitazioni alla Let's Go. E poracci, non dimentichiamoci che una volta finito l'anno fiscale di Nintendo, ovvero a marzo, termineranno anche i festeggiamenti relativi al 35esimo anniversario di Mario, occasione che lascerà spazio a un altro compleanno fondamentale, quello di The Legend of Zelda. Sono altissime le aspettative per i festeggiamenti e se da una parte do per scontato che anche il 35esimo anniversario di Zelda sarà coronato da una collection che riproporrà alcuni dei momenti topici della saga,
questa volta però Nintendo, ti prego, fa le cose fatte con cura, dall'altra sono sicuro al 200% che il 2021 sarà l'anno di Breath of the Wild 2. Quindi, Poro Prediction, l'attesissimo sequel di uno dei giochi più importanti del decennio appena trascorso, farà la sua comparsa nella seconda metà del 2021 e, mi sbilancio, sarà accompagnato anche da una revisione della console ibrida, la tanto famigerata Switch Pro. Mi aspetto non un modello radicalmente diverso dalla versione base, ma una macchina in grado di ottimizzare l'esperienza su Switch senza stravolgerne le caratteristiche hardware. Una Switch in grado di gestire risoluzioni in Full HD senza problemi, e magari anche il 4K tramite l'utilizzo di tecnologie proprietarie di Nvidia come il DLSS, o perché no, una macchina pensata per supportare al meglio lo streaming in cloud, un tipo di servizio che dopo gli esperimenti di Control e Hitman 3 potrebbe prendere sempre più piede all'interno dell'ecosistema Switch. E poi non dimentichiamoci che ci sono ancora in ballo alcuni dei titoli più attesi di sempre, di cui, se non altro, do per scontato, vengano dati degli aggiornamenti sullo stato dello sviluppo. Mi riferisco ovviamente a vere e proprie bombe atomiche come Bayonetta 3 e Metroid Prime 4, finiti ormai nel limbo da troppo tempo. Speriamo che Nintendo sblocchi la situazione, magari per Metroid, anche solo con una data di uscita prevista per un generico 2022 e la Prime Trilogy Collection messa nel terzo quarto del 2021 per placare la sete dei fan più impazienti. Per finire, per rendere quest'anno veramente esplosivo, Nintendo potrebbe ripescare alcuni dei suoi brand storici, o ancora meglio, arricchire l'offerta del Nintendo Switch Online tramite l'inclusione del catalogo Nintendo 64, per poi chissà, un giorno arrivare anche a toccare l'era GameCube. Così come do per scontato che il team di Anuma sia pronto per sfornare il nuovo capitolo della serie principale di Zelda, anche il team dietro Mario Odyssey potrebbe avere in serbo qualche sorpresa epocale, magari per fine 2021 o nei primi mesi del 2022. Capite insomma che anche se queste speranze non si avverassero, quest'anno rimarrebbe comunque così ricco di uscite che difficilmente i fan Nintendo potranno ritenersi poco soddisfatti della lineup di Switch. Dopo un 2020 chiaramente influenzato dalla crisi globale, dove Nintendo, a parte qualche titolo di spicco, ha tirato avanti con remaster e remake, il 2021 rischia di essere l'esatto opposto, un anno così denso da lasciare l'imbarazzo della scelta a noi giocatori. E proprio per questo, in apertura, magari a gennaio, mi aspetto il ritorno di uno dei format più adorati, ovvero quello dei Nintendo Direct. Quindi poracci, nell'augurarvi un 2021 all'insegna di Nintendo e Switch, che spero decidiate di seguire anche attraverso i miei video, colgo l'occasione per ringraziarvi di tutto il supporto che mi avete dato durante il 2020. È stato un periodo difficile per tutti quanti e questo canale è stata un'incredibile valvola di sfogo che ha saputo tenermi impegnato e concentrato anche nei momenti più difficili. E spero che i miei video vi abbiano tenuto compagnia, informato e magari anche divertito, nonostante i mesi orribili che ci siamo trovati ad affrontare. Quindi, grazie di cuore e ci rivediamo l'anno prossimo. Io sono il Poro 2020, Michele 2021, ciao!